Cosa volevi fare da grande? Da ragazza, quando volevo scegliere la facoltà, guardavo i depliant e l'unica pagina che saltavo era economia perché non mi interessava per niente. Suora Alessandra Smerilli, ex allieva del liceo scientifico Mattioli di Vasto, grazie ai consigli di una madre superiora illuminata, si appassiona all'economia. Oggi insegna alla Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium e alla Bocconi. Mi piaceva più prima, però fate voi. Ed è membro per l'economia al Consiglio di Stato Vaticano. Oddio, questo è lungo. Lo sviluppo sostenibile è per lei l'unica via per l'uguaglianza sociale. Va bene. Suora Alessandra, da ragazza lei ha scelto di studiare economia, una scelta lungimirante. Perché? Dopo il mio percorso per diventare suora, una superiora illuminata, molto illuminata, mi ha detto: ma adesso non abbiamo problemi, ma credo che verrà un momento in cui l'economia sarà sempre più importante, abbiamo bisogno di persone preparate anche a livello culturale. Che ne dici se vai a studiare economia? Io vi devo dire che mi è caduto il mondo addosso in quel momento, perché mi sembrava proprio che fosse una cosa non per me, e da suora volevo andare a lavorare con i poveri nelle periferie, stare con i giovani più abbandonati. Però avevo detto un sì al Signore e ho detto sì anche a questo. In realtà è stata la scelta giusta, e questo mi ha fatto capire che non sempre noi stessi sappiamo esattamente cosa vogliamo. Suora Alessandra, come mai ha scelto di dedicarsi all'impatto dell'economia sull'ambiente? Nell'enciclica Laudato Si, Papa Francesco a un certo punto scrive: dobbiamo ascoltare il grido della terra, il grido dei poveri, perché sono lo stesso grido. Questo per me è stato illuminante. Cioè, non ci si può occupare oggi di povertà se non ci si occupa anche del grido della terra. Perché? Perché chi soffre di più dei cambiamenti climatici sono i più poveri. Se noi dobbiamo fare qualcosa per contrastare i cambiamenti climatici, sono sempre i più poveri che ci rimettono. C'è chi afferma che per poter avere una crescita economica sostenibile dobbiamo smaterializzare il nostro PIL e tenere conto del benessere complessivo. Come definisce lo sviluppo sostenibile? Prima ancora che di sviluppo sostenibile, mi piace parlare di sviluppo umano integrale. Che cosa vuol dire? Uno sviluppo che deve essere per tutte le persone e per tutte le dimensioni della persona. Per tutte le persone vuol dire che è sostenibile. Perché? Perché non c'è chi ha di più, chi ha di meno, chi ha più opportunità e chi meno, ma anche di tutte le dimensioni della persona. Noi non siamo solo stomaco, non siamo solo testa, siamo anche, abbiamo bisogno di arte, di spiritualità, e quindi uno sviluppo che vada in tutte le direzioni. E quindi non è legato semplicemente alla produzione e al consumo. Le potenze economiche del mondo, Stati Uniti, Cina, Russia, Unione Europea, hanno compreso la necessità di convertirsi alla sostenibilità. Ci sono potenze che stanno facendo molto. Io penso ai piani di investimento, per esempio, della Cina, che è la nazione che sta più investendo su questo. Ma anche l'Europa sta facendo tantissimo, e anche durante la pandemia ha continuato a tener fermi alcuni paletti per un piano, il cosiddetto European Green Deal. In altri posti si fa un po' più fatica, però c'è una cosa che a me dà speranza, e che in questo le imprese vanno più velocemente della politica. Cioè, anche lì dove la politica non sostiene alcune scelte, penso per esempio agli Stati Uniti, io ho conosciuto delle grandissime società, compagnie, imprese che stanno lavorando molto perché hanno capito che il futuro è così, e quindi il business a volte si muove più velocemente della politica. Essere sostenibili significa necessariamente essere più poveri? Essere sostenibili non vuol dire necessariamente essere più poveri. Con questo modello, che non è molto sostenibile,
C'è tanta ricchezza, o meglio, ce n'è, ma è distribuita in pochissime mani. Forse un mondo più sostenibile è un mondo dove la ricchezza si redistribuisce anche di più fra tutti. Le nuove tecnologie, e in particolare il digitale e il 5G, possono essere un'opportunità perché l'economia sia più a misura d'uomo e più in sintonia con l'ambiente. Le nuove tecnologie, la capacità che abbiamo oggi di connessione possono essere un grande aiuto perché per esempio, e l'abbiamo visto anche nei momenti di lockdown, possiamo continuare a lavorare, possiamo connetterci, possiamo fare incontri di lavoro, meeting e tanto altro senza doverci spostare. E questo a livello di sostenibilità può diventare molto importante, ma attraverso le nuove tecnologie possiamo migliorare anche nel campo della salute con costi inferiori e quindi possiamo in qualche modo distribuire diversamente le risorse in un modo che sia meno inquinante, meno di impatto per la terra e che possa aiutare a metterci anche in relazione tra di noi. Il digital divide sta rischiando di diventare social divide. Cosa vuol dire investire in digitalizzazione? Digital divide significa innanzitutto, significa tre cose. La prima è diversità, disparità di accesso alle infrastrutture digitali. La seconda è la disparità di mezzi che ci permettono di accedere alle infrastrutture, utilizzo di telefonini, di computer, di strumenti e quindi possesso di questi strumenti, e la terza è competenze e capacità di usare gli strumenti. Ora, il digital divide in Italia sta amplificando alcune disuguaglianze e quindi diventa anche un social divide. Perché? Perché in alcune zone ci si può connettere meglio, in altre no. Perché a seconda delle possibilità economiche si possono avere strumenti oppure no, perché a seconda della propria formazione si possono avere le competenze oppure no, e oggi in cui siamo costretti, ma questa può essere anche un'opportunità, ad usare molto di più questi mezzi, possiamo essere anche molto più divisi e quindi c'è bisogno di investire. Suor Smerilli, lei afferma che anche l'economia ha un'anima. Un'anima che, allo stato attuale, sembra essersi smarrita. Come fare a ritrovarla? L'economia ha un'anima perché io credo che non si può pensare l'economia senza i fini, senza i valori, senza capire verso dove vogliamo andare. Purtroppo, a un certo punto della storia, in particolare agli inizi del Novecento, si è fatta un po' una distinzione, il vedere l'economia semplicemente come uno strumento e i fini li deve decidere qualcun altro. L'accordarsi su quali sono i valori che ci stanno a cuore ha reso l'economia arida. Ne ha fatta una cosa per tecnici, tant'è che anche a me interessava poco. E quindi credo che invece abbiamo bisogno di riscoprire l'economia come facevano nel 1400 i francescani, che studiavano le teorie del valore, che ci dicevano: ma che cosa dà valore a un prodotto? Solo le materie che si usano per produrlo? Oggi una cosa ha valore solo perché ha un prezzo alto? Questo significa ridare un'anima all'economia, ritornare a questi grandi temi. A voi giovani provenienti di 115 paesi rivolgo l'invito a riconoscere che abbiamo bisogno gli uni degli altri per dar vita a questa cultura economica capace di far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia. Voi non potete restare fuori da dove si genera il presente e il futuro. O siete coinvolti o la storia vi passerà sopra. Questo è il monito di Papa Francesco ai giovani di tutto il mondo. Parole forti che accompagnano e ispirano un grande evento internazionale che porta la sua firma. Economia Francesca è un grande movimento di giovani imprenditori, economisti e change makers, iniziato con un appello, una lettera di Papa Francesco che li invitava a ritrovarsi ad Assisi per cambiare l'economia attuale, fare un patto per dare un'anima all'economia del futuro.
Questa convocazione ha visto la risposta di più di 2.000 giovani da tutto il mondo, 120 paesi del mondo, che si sono messi all'opera perché volevano rispondere a questo appello di cambiare l'economia, preparare l'economia del futuro. L'evento doveva essere a marzo 2020, non si è potuto realizzare, ma i giovani che erano già stati selezionati, divisi in 12 villaggi tematici, per esempio finanza e umanità, agricoltura e giustizia, lavoro e cura, economia e donna, dono e management e così via, un po' tutti i campi dell'economia. I giovani hanno lavorato a distanza nel mondo per preparare delle proposte. Per me è una grande speranza aver conosciuto imprenditori giovani dall'Africa, dall'Asia, dagli Stati Uniti, che utilizzano per esempio le nuove tecnologie per non far sentir soli gli anziani. Hanno costruito imprese negli Stati Uniti che diano servizi a persone sole ed anziane attraverso la capacità di connettersi, soprattutto durante i momenti in cui si può stare meno in contatto, come quelli per esempio di una pandemia, o giovani che lavorano nel campo del microcredito, che cercano di assicurare un lavoro dignitoso in territori difficili come la Siria, come alcuni paesi dell'Africa. Abbiamo avuto domande di ragazzi di 12 anni per partecipare a questo evento, che vogliono fare qualcosa. C'è un ragazzo che sta piantando alberi in tutto il mondo perché crede che questo sia un modo per contribuire a cambiare l'economia e lo sviluppo, e ce ne sono tanti altri che mi danno una grande speranza che i giovani hanno le idee chiare, possibilità e capacità di fare, e che forse dobbiamo solo creare delle opportunità in più. L'innovazione corre e non chiede il permesso, entra e basta. In questi decenni i tempi dell'adattamento culturale, legislativo, economico e sociale sono stati più lenti rispetto ai tempi dell'innovazione. Quali sono o potrebbero essere le conseguenze di questo gap e i possibili rimedi? L'innovazione corre veloce, oggi più che mai, e sappiamo che si fa fatica a star dietro. Pensiamo appunto a tutti i temi del digitale, ma anche della cyber security. Non si fa in tempo a scrivere un regolamento che c'è qualcosa che è andata oltre, quindi anche a livello legislativo o politico si fa fatica a star dietro all'innovazione. Tutto questo va in qualche modo accompagnato, e va accompagnato non facendo forse regole puntuali, ma forse dobbiamo arrivare ad individuare grandi principi e su questi lavorare volta per volta, mano a mano che le innovazioni vanno veloci. Oggi abbiamo un grande bisogno di un'etica, per esempio. Se siamo guidati dai giusti principi, non abbiamo bisogno di regole che passo passo seguano le innovazioni. Abbiamo bisogno che le innovazioni siano poi distribuite a tutte. Pensiamo ai brevetti, pensiamo a un tema che in questo momento è di attualità, il vaccino, di cui abbiamo tutti bisogno. Forse bisogna ripensare i meccanismi delle patenti, dei brevetti, perché su alcuni temi non ci può essere chi ha il brevetto, chi ha il monopolio, ma quando c'è un'innovazione va distribuita a tutti. Quali sono i punti fermi per educare alla vita e formare al lavoro? E che posto dovrebbe occupare la dimensione economica nella formazione professionale dei giovani? Io credo che nel cambio d'epoca che stiamo attraversando un elemento principale è che la formazione deve essere continua, non si smette mai. Io personalmente penso di non aver mai smesso di studiare e mi devo adattare continuamente alle novità, che in campo economico sono tante. Quindi formazione continua, non pensare che la formazione è una fase della vita. E in questa formazione gli elementi economici sono importanti, perché poi l'economia ci attraversa in tutte le scelte della vita. Per cui imparare che cos'è un mutuo, che cos'è un tasso di interesse, che cosa sono i risparmi,
come si muove la finanza, che sembra questa cosa così difficile, invece possiamo imparare a capirlo. Io credo che abbiamo bisogno di impararlo fin da piccoli, anche per educarci ad un corretto rapporto con il denaro, con le cose, e per poter pensare al nostro futuro, perché un futuro senza un'autonomia finanziaria non possiamo pensarlo. Qual è la molla che può dare la spinta per far cambiare le piccole ma importanti abitudini di ciascuno di noi verso una crescita sostenibile? Il tema dei comportamenti che noi abbiamo, che poi sono la chiave per far cambiare il nostro rapporto con il pianeta, con la Terra, è un tema delicato, perché tutto dipende da noi, ma a noi sembra che niente dipenda da noi. Allora, mai pensare che il mio comportamento, che può essere di cose semplici, non uso la plastica, cerco di riciclare, quando acquisto sono attenta a come sono fatti quei prodotti, questa attenzione può portare dei benefici a tanti. E se anche penso che da sola non posso cambiare il mondo, mi devo chiedere: sto meglio quando agisco in un determinato modo che è rispettoso per la Terra oppure no? Se non può cambiare il mondo, almeno io sto bene con me stessa. E per me questo è importante.